Un treno da non perdere, un'occasione da non mancare per la Rapido Latina Calcio 5 che ospita tra le mura amiche per la terza giornata di campionato della Serie A 2 Girone B il Cuschieti. Buona possibilità dunque per la Rapido Latina Calcio 5 di sbloccare subito l'incontro. Vediamo Maina. Parte Maina e c'è l'incredibile intervento da parte del portiere Laurieri che nega la gioia del gol. Attenzione però, Maina. Esplode il sinistro Maina e porta in vantaggio la Rapido Latina Calcio a 5. Bravissimo Lucas Maina che ha trovato lo spunto ideale proprio per battere Laurieri. E può dare sicuramente una mano importante. Attenzione Rosati, perde palla e c'è questa percussione in avanti con la conclusione di Palusce e Corbucci che chiude molto bene. Lucas Maina dunque può portarsi a 4 gol in stagione con questo calcio di rigore. Fischia direttore di gara. Parte Maina con il sinistro e mette sotto l'incrocio. Un rigore battuto in maniera spettacolare da Lucas Maina sotto l'incrocio. Palusci. Pallone però accettato banalmente ed è il gol del 3-0 da parte di Mattias Lara. Errore incredibile da parte di Cornacchia. Volta sulla pressione da parte della Latina. Il pallone c'è Bacoli che serve De Santis. Maina che archiude il pallone però è defilato. Non può tirare in porta Maina. E allora serve Natalizia che di destro, grandissimo gol di Natalizia, mette sotto l'incrocio dei pali, ancora una volta Natalizia. Ancora Maina, serve De Santis che però ha il problema di girarsi, Maina intende servire ancora Bacoli, bravo De Santis, ancora De Santis, segna anche lui il gol del 5-0, anche De Santis dunque partecipa alla festa della Rapido Latina Calcio a 5. C'è il segno. C'è intanto il fallo nettissimo da parte di Rosati, a palla lontana, splendida conclusione da parte di Muzio, ma Corbucci è strepitoso sul secondo palo. E finisce qui dunque il primo tempo scintillante per la Rapido Latina Calcio 5 che va a riposo sul vantaggio di 5-0 contro il Cuschieti. È tutto pronto dunque per questo secondo tempo. Quella voglia di rimontare la partita, anche se il calcio a 5 tutto è possibile. C'è la parata miracolosa su Cornacchia da parte di Corbucci. Non lo fa con la giusta velocità. Attenzione tanto, il numero molto bello e la conclusione da parte di Da Silva che segna il gol del 5-1 dopo 8 minuti. Caccia due urli per cercare di rinsavirlo. Attenzione Cristofoli, grande girata da parte del numero 88. Abbastanza imbarazzante, intanto anticipo sbagliato. È ancora Corbucci che ci mette i piedi e poi uscita kamikaze con De Santis che riesce in qualche modo a liberare. Caccia in profondità per Di Muzio che intanto rientra in campo. Palusci che mette a segno il gol del 5-2. Abbandonato Palusci, qualcosa non ha funzionato nelle marcature difensive della Rapido Latina Calcio a 5. Rosati pressato. Attenzione, ancora completamente libero il numero 9 Di Muzio che per poco non segnava il gol del 5-3. Maina, ancora Lara. Possibilità per Lara che se ne va. Molto bravo Lara che supera due avversari e mette dentro il gol del 6-2. Una grandissima azione personale, travolgente, esondante. Mattias Lara è sulla sinistra che ha scartato un avversario, poi ha messo a sedere anche il portiere. Ancora Cornacchia, ha perso il pallone, ancora Lara, stesso numero e stesso risultato. Ancora una volta Mattias Lara ha messo in mostra la sua specialità preferita. E c'è il gol del 7-3, la partita si è accesa. Soprattutto le difese sono molto allegre in questo momento. Rosa perde per un attimo la sfera, Rosati la riconquista, 1-2, arriva poi da dietro Bacoli e c'è il gol da parte di Cristofoli. Un'azione davvero incredibile questa della Rapido Latina Calcio a 5 che ha realizzato il gol dell'8-3. Segnare il gol dell'8-4 con Corbucci che chiude lo specchio della porta, poi ancora facile la realizzazione da parte di Da Silva. Distratta ancora una volta dal precedente gol, non si è piazzata come doveva la difesa di casa. La Rapido Latina Calcio 5 dunque rimane al secondo posto in classifica, raggiungendo a 7 punti il Napoli Fuzza, Santa Maria e la Martina, e dunque arrivando a soli 2 lunghezze dalla Fuzza Potenza. Il prossimo turno, ricordiamo, il Latina giocherà in trasferta proprio contro il Napoli Fuzza Santa Maria per quella che si preannuncia essere una grande sfida di vertice.